Storytelling. Leggiamo, ci dicono alle conferenze, ci raccomandano gli esperti che se vogliamo comunicare in maniera efficace dobbiamo usare lo storytelling. Cioè dobbiamo cercare di raccontare delle storie invece che spiegare com'è la natura delle cose, dire qual è la cosa giusta o quella sbagliata, far cadere le cose dall'alto della nostra conoscenza. Lo storytelling suggerisce di utilizzare storie vere. Storie così come le raccontiamo io e te ai nostri amici, alle persone che incontriamo, ai nostri parenti e familiari quando siamo seduti a tavola. Queste storie cosa hanno di particolare? È ciò che per natura ci attrae. Intorno al fuoco ci raccontiamo le storie che sono le nostre tradizioni, i nostri pensieri, la nostra filosofia e comunichiamo attraverso le storie chi siamo, quello che facciamo. Ma dove sta il problema? Il problema sta che quando cerchi di utilizzare questo storytelling, dici ok, adesso voglio fare storytelling, devo fare dei video, sembra che queste storie poi non è che ce ne sono così tante, cioè non riesci a individuare nei tuoi ricordi, ah ecco c'è questa storia da raccontare, sì ce ne sono, ma voglio dire saranno 3, 4, 5, 10 che ti vengono in mente e poi vai a sbattere nel, vabbè ma mo che gli racconto? Che storia c'è? Io vorrei parlare degli alberi oggi o vorrei parlare dei nuovi prodotti estetici che abbiamo, ma che storie gli racconto? Cos'è una storia interessante che gli posso raccontare? La mia scoperta è che la storia nasce nel momento che la racconti. Dirai che stronzata gigantesca stai dicendo, Robin. No, ho scoperto che la storia nasce veramente quando la racconti, nel senso che qualsiasi cosa hai fatto, ti ha colpito, hai pensato riguardo ad un qualcosa, ad un soggetto, ad un argomento, nel momento che mi racconti cosa hai pensato, dove sei stato, cosa hai tentato di fare e non ti è riuscito, diventa una storia per il semplice fatto che me lo racconti. Se vado a cercare nella memoria delle storie preesistenti, non posso trovarle queste perché non le ho mai raccontate, non esiste ancora questa storia. E quindi quello che mi porto a casa è, ma guarda che hai a disposizione infinite storie, basta che decidi un argomento, una cosa. Fammi un esempio, Robin, così non perdiamo tempo. Allora, io sono qua, oggi devo fare il video, no? C'ho qualche storia sullo storytelling da raccontarti? No! Ma ti racconto quello che voglio fare, quello che mi è già passato per la testa. E cioè ti dico, sai, sono stato un po' a pensare allo storytelling e quello che mi è venuto in mente è che le storie non le devi cercare nelle tue memorie, devi semplicemente raccontare quello che ti è successo, che hai in mente, che desideri fare. Perché nel momento che tu cominci a raccontare, e cioè a parlare non per vendere, non per persuadere, ma per condividere un qualcosa, magari anche solo con te stesso, per poterla sentire e ascoltandola capirla meglio, allora solo in quel momento che cominci effettivamente a fare questa cosa, nasce la storia, nasce nel momento che la prendi in mano e la racconti. Qual è la mia storia di oggi?